Con questa mini storia voglio raccontarvi quella volta che stavo per diventare un supereroe. Era il 1995, vivevo ancora in Macedonia e giocavo per strada insieme a tutti gli altri bambini del mio paesino con giochi improvvisati. Pezzi di legno rubati al falegname diventavano macchinine e camion, mentre i barattoli di conserve vuoti erano le costruzioni. Questi erano più facili da recuperare visto che venivano buttati in una presunta discarica appena fuori il paesino. Fu proprio in uno di questi momenti di svago che mi tagliai con il coperchio di un barattolo di Gulash Podravka, un marchio di orgoglio jugoslavo. Ero certo però che quel barattolo dovesse avere qualche potere particolare. Dopo un paio di giorni iniziai a sentirmi strano, notai il mio braccio diventare sempre più grosso e assumere un colore rossastro. Qualcosa in me stava decisamente cambiando. Mi sentivo sempre più frastornato e disorientato, un po' come Peter Parker dopo il morso di ragno. Passata una settimana, il braccio era diventato massiccio e aveva assunto un colore rosso fuoco intenso. La mia temperatura corporea aveva raggiunto picchi di calore inimmaginabili e il battito cardiaco era ormai un rullo di tamburi continuo. Col senno di poi posso affermare con certezza che stavo per diventare come Hellboy. Sentivo il fuoco degli inferi bruciarmi dentro. Purtroppo però, il mio piccolo corpo mortale cedette all'eccessivo calore. E poi, buio. Mi risvegliai qualche giorno dopo in ospedale. Tutt'oggi ricordo quel posto che sembrava tutto tranne che un ospedale. Ero immobilizzato in un letto e attorno a me notai quei maledetti contenitori di metallo tipici degli ospedali pubblici dell'ex Jugoslavia per tenere dentro garze e medicinali vari. Se non avete presente di cosa sto parlando, potete fare un rapido ripasso in qualche episodio della miniserie Chernobyl. Normalmente lo spettatore rimane impressionato dalle vittime ustionate dalle radiazioni che urlavano di dolore. Sappiate che io invece sono stato terrorizzato da quei maledetti contenitori di metallo. Come vi stavo dicendo, mi ritrovai circondato da tubi di drenaggio e flebo varie che sovrastavano il mio letto e che partivano dal mio corpo. Sembravo un cazzuto personaggio cyberpunk. E invece no. Sepsi, comunemente chiamata setticemia, una sindrome clinica caratterizzata da un'abnorme risposta infiammatoria messa in atto da un organismo in seguito al passaggio nel sangue di microorganismi provenienti da un focolaio sepsigeno. Insomma, un'infezione del sangue pericolosa che può facilmente portare alla morte. A questo punto mi direte giustamente: ma Boban, non dovevi raccontarci la storia di un supereroe? Beh, lo è infatti. Alla prossima.